Questa è una storia di abusivismo edilizio e di allevamenti intensivi. Tre fratelli decidono di andare via di casa. Il primo fratello, chiamato da tutti, costruisce una casa di paglia. Il secondo costruisce una casa in legno, aiutato da quello che gli inquirenti chiameranno a mio cugino. Il terzo, dopo aver urlato, sposta quel bus, si ritrova una casa in cemento e mattoni. Il lupo cattivo, titolare di un'azienda produttrice di energia eolica, decide di incanalare tutto quel vento verso le case dei tre suini. Inutile dire che i primi due fratelli verranno affidati al santo protettore, San Daniele. Il terzo fratello, invece, si salverà. In un'intervista rilasciata poco dopo l'accaduto, accompagnato dalla moglie Peppa, dirà: "Gli sta bene a quei due, facevano i porci comodi". Durante gli interrogatori, invece, il lupo cattivo, accusato in via definitiva, confesserà: "Avevo paura, io la carne sintetica non la mangio". E questa era la storia dei tre porcellini, una storia italiana doc.